Bene amici, siamo sempre qui al Salone di Genova, mi trovo nello stand di G-Tender per parlarvi della novità di quest'anno, il G-Tender 8, il primo battello prodotto di queste dimensioni dal cantiere, in questo caso motorizzato con un Mercury 300 cavalli, ma con una motorizzazione che può arrivare fino a 600 cavalli di massima, ovviamente con due motori. Adesso facciamo la nostra passeggiata a bordo e vediamo come è fatto questo allestimento. Vediamo che a poppa ci sono le due plancette integrate nello scafo che sono separate dal motore con scaletta di risalita sul lato di sinistra. Saliamo a bordo e vediamo che è anche semplice passare da uno all'altro perché c'è questo piano rivestito di antiscivolo in materiale in eva, quindi in questo caso SeaDek, che ci consente di poter passeggiare senza nessun problema, soprattutto avere pochissima manutenzione perché non necessita di grandi cure e non scalda tantissimo sotto i piedi. A poppa troviamo un grande divano a forma di C con possibilità di ampliarlo perché guardate c'è il foro per aggiungere una base con un tavolo, quindi possiamo avere una dinette vera e propria completa a poppa, oppure abbassarlo a livello della cuscineria e quindi avere un'ulteriore espansione con un prendisole di poppa davvero molto ampio per la sua categoria. La seduta, come vedete, è molto sportiva, con struttura in acciaio inox verniciato a polvere, così come il T-top, quindi si presenta un battello molto sportivo e inoltre è uno dei pochi che è uscito in questo salone nautico con questo maltempo, con onde fino a 3 metri, quindi il cantiere si dimostra subito ben disposto a navigare in qualsiasi condizione. Vediamo la plancia di comando, ci offre tutto sotto controllo perché abbiamo il display Garmin in multifunzione con i display analogici abbinati al digitale, quindi possiamo controllare sia in modalità tradizionale sia in modalità digitale. La manetta di potenza si trova sulla destra e il timone centrale ben reattivo, non ci dà problemi. Manca in questo allestimento un gradino, quindi siamo obbligati a navigare in piedi o poggiando leggermente il bacino su questa struttura che ci consente quindi di poter stare sollevati, quindi fungere da divanetto. Come vi dicevo, la struttura è molto possente, molto spessa e ci dà una grande sicurezza, quindi è praticissimo stare in navigazione e mantenerci a queste strutture. Mentre a prua abbiamo un prendisole tradizionale gavonato, quindi è possibile sollevarlo. Guardate qui quanto spazio c'è, si arriva fin giù in carena, quindi possiamo ammirare anche un po' la struttura della barca. Lo abbassiamo e vediamo che a prua ulteriormente c'è un altro cuscino che si può sollevare e al di sotto del quale c'è il verricello all'interno di un gavone. Quindi l'ancora non è a vista, abbiamo bisogno di qualche persona che ci dà una mano a manovrarla da prua oppure installare una telecamera. Molto comodo anche il divanetto presente a prua, che anche lui è gavonato, quindi possiamo sollevarlo e in questo caso è possibile anche installare un frigorifero, quindi avere un piccolo frigo a pozzetto a prua oltre ad una seduta davvero comoda. Praticissime le maniglie, anche queste in acciaio, perché ci offrono una sicurezza in qualsiasi condizione meteo marina. A me piace tantissimo anche l'idea, non solo per l'antiscivolo, quindi è pratico e comodo sotto i piedi, ma soprattutto perché, vedete, io sono all'altezza del tubolare, siamo ben incassati all'interno dei tubolari, quindi il battello ci dà una protezione a tutto spessore. Inoltre il cantiere mi diceva che con questa motorizzazione, con il Mercury 300, raggiunge una velocità di crociera di 29 nodi con un consumo di circa 60 litri ora, quindi comunque prestazioni di tutto rispetto, con una velocità di punta di 39 nodi. La motorizzazione può arrivare fino a 600, quindi non oso immaginare la velocità di punta. E quindi cari amici, questo è il G-Tender 8, novità 2020 presentata dal cantiere. Fatemi sapere cosa ne pensate, lasciatemi un commento. È un battello sicuramente molto sportivo e adatto a qualsiasi tipologia di mare, anche per mezzi da lavoro. Fatemi sapere cosa ne pensate. Come sempre, se il video vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube, alla mia pagina Facebook. E per tutti i prossimi video, ci vediamo sempre sul mio canale.